Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario La Politica. Elezioni amministrative 2024. Ecco i comuni del territorio veneziano dove si andrà al ballottaggio per l'elezione del primo cittadino. Annuale gli sfidanti sono Stefano Sorino e la vice sindaca uscente Alessandra Dini. A Porto Gruaro il ballottaggio è tra Luigi Toffolo e Antonio Bertoncello. A Scorzè la contesa vede fronteggiarsi Giovanni Battista Mestrina, era già sindaco per 2 mandati, e la sindaca uscente Naïs Marcon. A Spinea invece i 2 contendenti sono Franco Bevilacqua e Claudio Tessari. La cronaca. Partiranno la settimana prossima, per concludersi entro il mese di agosto prossimo, i primi lavori necessari all'adeguamento dello stadio Aldo e Dino Ballarin. L'intervento è stato aggiudicato alla ditta Fratelli Cavalletto SRL di Marghera. I lavori riguardano la manutenzione straordinaria della tribuna est, che attualmente ha la necessità di interventi manutentivi a causa delle importanti azioni corrosive in corso, nonché sfogliazioni su porzioni strutturali che potrebbero cagionare ben più gravi dissesti a lungo termine. Il progetto ha un quadro economico di 190.000 euro. Parliamo di sanità. In questi giorni il direttore generale Mauro Filippi ha assegnato la guida degli ospedali dell'ULS 4 alla dottoressa Alessandra Cappelletto, nata e residente a San Donà di Piave, la quale proprio in questa azienda sanitaria ha iniziato la carriera professionale. Alessandra Cappelletto si è laureata in medicina all'Università di Padova, dove ha ottenuto anche la specializzazione in igiene e medicina preventiva. Nella post laurea ha continuato gli studi conseguendo un master in project management nell'organizzazione di sistemi sanitari ed un lean management nell'organizzazione di percorsi all'interno delle strutture sanitarie. Il Comune di Jesolo ha avviato la procedura per mettere a gara l'affidamento dei lavori dedicati alla messa in sicurezza idraulica di un'ampia area del centro storico. Il progetto riguarda più in particolare via Goldoni, via Silvestro Lega e via Botticelli, impegnando risorse pari a circa 4 milioni e mezzo di euro. Una situazione a rischio che perdura da decenni, come anche dimostrato dalla situazione venutasi a creare nelle scorse settimane a causa degli intensi eventi atmosferici avversi che hanno determinato l'allagamento di alcuni locali delle abitazioni presenti nella zona. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.